dell'Università degli Studi in Magna Grecia di Catanzaro, l'azienda ospedaliera Mater Domini. In questa struttura alle mie spalle c'è anche la ricerca, e con la ricerca che oggi ci incontriamo con il professor Indolfi e la dottoressa Spaccarotella per una loro idea geniale, la possiamo definire così, che ha richiamato l'attenzione di tutto il mondo scientifico, delle novità importanti dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda la prevenzione cardiologica. Professore, ancora una sua idea geniale. Questa volta come è nata l'idea di utilizzare, di fare un utilizzo diverso dello smartwatch? Sì, la caratteristica dell'università è quella di fare non solo l'assistenza, non solo di curare il paziente. Il nostro centro è stato uno dei centri pionieri in Calabria per il trattamento dell'infarto con lo stent, dell'impianto di valvole, e quindi nel campo clinico, ma il nostro gruppo ha anche un grande interesse per la ricerca. Noi abbiamo pubblicato dall'inizio dell'anno già 20 ricerche, manoscritti che sono stati accettati dalle migliori riviste, questo di cui parliamo oggi è stata l'ultima scoperta. E l'idea ci è venuta perché nei pazienti con infarto miocardico è necessario, è importante effettuare un elettrocardiogramma al più presto possibile. Infatti le linee guida consigliano di effettuare un ECG in 10 minuti dall'inizio dei sintomi, perché il trattamento dell'infarto, se viene effettuato in modo precoce, cioè se il paziente con infarto giunge in emodinamica precocemente, l'efficacia dello stent e dell'angioplastica è maggiore. Quindi abbiamo la necessità di avere un elettrocardiogramma. Ripple Watch è un device che è stato già testato per le aritmie, soprattutto per la fibrillazione atriale, però non era stato mai utilizzato nei pazienti con infarto. E di qui nasce questa ricerca, che è una ricerca spontanea, che non è stata finanziata da nessuna, è una nostra ricerca, nella quale noi abbiamo testato la possibilità di utilizzare lo smartwatch per la diagnosi di infarto. Professore, questa nuova ricerca, questo nuovo risultato importante, che significato ha per l'università? È un significato importante intanto perché dà molta visibilità alla nostra università. Questo studio è stato ripreso dalle maggiori testate giornalistiche, dai maggiori siti, da molte televisioni, perché in realtà questo studio ha dimostrato che è possibile utilizzare lo smartwatch per una diagnosi precoce dell'infarto. È uno studio scientifico, rigoroso, che dà molta visibilità alla nostra università. Storicamente le università del sud sono meno impegnate nella ricerca rispetto alle università del nord, invece con questi studi noi dimostriamo che la nostra università è molto competitiva anche a livello nazionale. Chi ha lavorato al progetto e per quanto tempo? Il progetto è durato un anno, ci sono stati 9 collaboratori che hanno partecipato attivamente allo studio, ognuno ha preso parte allo studio effettuando delle fasi che sono tipiche degli studi scientifici. Poi lo studio è stato sottomesso a questa rivista che si chiama JAMA Cardiology, che è una rivista molto importante nel nostro settore, e ha passato tutto il processo di valutazione che, come sappiamo, è molto rigido.